Allora, contro l'amico Timo, io credo che andrò di Fleet, ragazzi. Perché qua mi servirà resistere a tutto il suo cazzo di poke di merda. Cutdown, no, perché tanto. Cazzo, me ne fate il cutdown. Sono contro Timo e tre, altri tre squishy. Sette Nightmare Matchup. Ma che grasp? Ma quando mai lo procco il grasp contro Timo? Sì, no, ma ripeto, grasp non andava bene. Allora, penso che il flick sia la cosa migliore, ok? Allora, ragazzi, Gangplank. Campione complicato quanto al momento inutile, perché come Galio anche lui fa abbastanza cagare. Cioè, non lo gioca nessuno. Non è in meta. Ha molti matchup negativi. E dovete per forza arrivare almeno a 25. Almeno, allora, tre oggetti ha bisogno lì per fare qualcosa, ok? Tre oggetti e il livello 13 per i barili. I barili sono una meccanica molto complessa. E magari io. Magari compro gli oggetti, eh? Magari. Magari compro gli oggetti. Che dici? Potrebbe essere utile comprare gli oggetti. Non so se Doran. Doran Blade è useless. Qua andiamo di Doran Shield. Andiamo di Doran Shield perché Teemo mi spaccherà di. Perché il 13? Perché a livello 13 il ratio dei barili diminuisce talmente tanto che puoi fare varie combo con essi. Per quello. E quando tu piazzi un barile. No, no, il 13. Prima il 7 e poi il 13. Il 13 è lo spike. A livello 13. Cioè, i barili che sanno una meccanica particolare. Quando ne piazzi uno, questo inizierà pian piano a decadere da 3 punti salute fino ad 1, ok? Quando succede, e Gameplay usa o la Q o l'autoattacco, il barile esplode, fa un danno AoE e penetra l'armatura dei nemici. Però ovviamente questa cosa è counterabile, cioè nel senso, il nemico può tranquillamente far scoppiare il barile prima che io cioè prima che lui arrivi a un HP. Ora, appena metterò un barile ve lo faccio, cioè si vedrà tranquillamente. Allora, questo team non sembra essere iperaggressivo, però che come non detto. Ora, il Fleet mi aiuterà molto in questa fase di game. Il problema è il mana al momento, perché Gameplay si basa tantissimo sulla sua Q. Soprattutto perché, vedi, quando c'è il barile. Usate la Q. Ora non ho fatto danno perché il barile è ancora a livello 1 e non ho danni io. Il concetto di Gameplay è abbastanza facile. Non è facile applicarlo. In lane usate i barili. Ok, usate i barili in questo modo per farmare i Silver Serpent, che sarebbe la sua moneta speciale con cui lui poi compra dei potenziamenti per la ultimate. Oppure semplicemente utilizzate la E per creare i minion o danneggiare il nemico. Però non ha molto senso utilizzare i barili al momento per danneggiare Teemo perché non ho danni. Non ho danni, sprecherei solamente mana inutilmente. La prima fase di lane devo solo sopravvivere a Teemo. Che, ripeto, non mi sta facendo troppi danni, però. Una cosa importante è tenere sempre un barile sotto di sé, perché quando Gameplank fa scoppiare il barile, riprende immediatamente la sua passiva e guadagna velocità di movimento. In questo modo non si sa mai, per ogni evenienza. Intanto è pressione contro il nemico, perché il barile è messo costantemente sotto i piedi. Cioè io posso far così, no? Ok? Posso farmare. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Mica, se non c'è nessuno mi incazzo, eh. Fai vedere, mai metto la ward. E non c'è nessuno. Sì. Dicevo, posso farmare e posso soprattutto minacciare di tirarglielo in faccia. Ora non vi spiegherò la combo col barile tripla perché. Cioè, ve la spiegherò più avanti. È un po' difficile. Molto difficile, in realtà. E che non vi dirò nemmeno come fare quella doppia col barile appena messo, perché anche quella lì è difficilissima. Però
E io non sono capace, ve lo dico tranquillamente. Ups. Ok. No, 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 non riesco e non la faccio. Ma poi è una meccanica troppo avanzata. Veramente troppo avanzata. Non ce la fanno pochi, in pochi, eh. Ora lui mi blenderà. Ok. Vabbè, un po' di danno. Tanto col Doran Shield e il Second Wind riesco a... riesco tranquillamente a curarmi. Vedete, il barile è sempre qua. Il concetto del barile triplo è facile, in realtà. Mettete due barili vicini, poi così... appena... l'ho anche filato. Appena sta per arrivare lo scoppio del secondo, mettete il terzo più avanti e quello prolunga l'esplosione. Vediamo se qua riesco a... ok. Allora, i barili... per farmare i minion vanno utilizzati preparando in anticipo i minion, ok? Quindi, prima li tenete tutti bassi. Poi, dopo che li avete fatti tutti bassi, un bel barile in centro. E GG. Aspetta un po'. Non ho la... non ho mana! Che merda. Allora, avessi avuto mana, mannaggia a me. Guardate. Ok. Avessi avuto mana, potevo ultare la ulti gameplay che è globale, ok? Avrei potuto ultare lì e probabilmente facevo qualcosa di carino. Ma non avevo mana. Ok, andiamo back. Non ho farmato male, considerando che sono contro un ranger, non morivano. Mi sa di sì se la tiravo mentre Rell era ancora viva, perché comunque... la ulti gameplay fa più bordate. Allora, Shin assolutamente indispensabile, ok? La primissima cosa da fare, per forza. Perché la Q è considerata un autoattacco. Cosa vuol dire? Che ogni volta che tiriamo una Q, la Shin sprocca e fa un botto di danno. Infatti contro... ora me li preparo tutti sti minion, eh? Tutti no, però, la maggior parte. Ok. Visto? E ho preso un po' di Silver Serpent. In realtà... queste monetine sono utili. All'inizio non troppo, perché ci mettono un po' a... ci mettono un po' a funzionare. Aspetta un po' che... ecco, un'altra cosa buona è mettere il barile dentro al cespuglio. Il barile dentro ai cespugli ovviamente non si vedono, però voi potete usarli come prolungamento per fare... per magari metterlo qua e sparare a lui. Fate sparare. Ok. Quindi sempre tenere un barile dentro al cespuglio, volendo. Qua ulto. Ho ultato in merda. Però magari prendo un assist. Datemi un assist, maledetti! Un assist. Ma uno solo, proprio. Proprio uno, vabbè, so gold, raga, so gold. So gold, alla fine gameplay in quello deve fare. È un pirata, no? Considerato esattamente come un pirata che deve prendere il tesoro. Ok, adesso posso iniziare. Endo, vai, stronzo. Boom. No! No! A sto team me l'ha un po' regalata la kill, eh. Cioè, morire da gameplay ai primi livelli è veramente da nabbi. Perché mi pinghi? Perché mi pinghi? Ok. Boom. E me ne vado. A posto. Era da un botto che non giocavo gameplay. Ah, peccato, non ce l'ho ancora. L'Essence River è il primo suo spike, anche perché così almeno non abbiamo troppo problemi di mana. In realtà neanche adesso, perché me lo sto dosando abbastanza bene. Ma io non sono un GP bravo. Sono un GP della domenica. Penso che i GP bravi li trovi minimo Master 200, 300. Forse anche di più. No, divertente, perché c'è questa... la sua meccanica è molto particolare e unica, perché nessun altro campione, diciamo, interagisce con gli obiettivi che lui stesso si crea.
Boom. E ora iniziamo a rompere i coglioni, eh. No, cazzo, me l'ha tolto. Aia. Oh, Cristo. Non ce la fa. Allora, ho provato... Non avevo più la W, unlucky. Ho provato a mettere il barile e sfruttare la velocità di movimento per scappare via, ma mi hanno fatto malissimo. Lui mi ha fatto malissimo. Ma non potevo scappare. Anche se avessi flashato, non ce l'avrei fatta. Vabbè, unlucky. Ah, un'altra cosa importante. Quando uscite dalla base... utilizzate i barili come strumento di velocità, ok? Così è andato più veloce. È di poco, ma tanto... È di poco, ma è comunque qualcosa. Ah, non ci vado. Dovrei andare qua. Madonna, so già che sta cosa è una cagata. È un assist gratis. Dove sto andando? Ace! Cioè, mi stai dicendo che Diana è morta da... Vabbè, non so come sia possibile. Per ora le mie ultimate hanno fruttato una merda. Un assist del cazzo e basta. Però, boh, ogni volta ulto le persone sbagliate. Cioè, speravo che morisse quella V. Doveva morire quella V. Probabilmente qua era meglio ultare... A saperlo prima. E quella Diana avrebbe fatto schifo. Avrei ultato direttamente Timo e l'altro stronzo. Sto stronzo c'ha il grasp. Amoga. Sì, ma che noia, ragazzi! Che noia! Basta! Che palle, ma tutto... Ma è sempre questo qua! E che devo fare io ora? Madonna, meno male che è arrivata Diana! Ti prego, uccidilo! Grazie, grazie, esiste la giustizia divina. Esiste una fottuta giustizia divina. Non so se ho i danni per fare i caster. Ce li ho già, ok, ottimo. Allora, ho già i danni per one-shottare i caster. O forse perché ho grittato. Non lo so. Oh, stessa cosa, raga, eh. Barili sotto torre perché la passiva si applica su... sulle torri, ok? Stessa identica cosa di... Stessa identica cosa del... Ma no, ho sbagliato! Vabbè, sti cazzi. Va bene. Vado back e faccio le Mercury, mi sa. Perché se volevo farmi le cooldown reduction. Però mi sa che mi dovrò fare le Mercury. Però Gangplank vuole le... No, fanculo. È un po' un rischio, eh. Anzi, è molto un rischio, sono sincero, ma... Oh, sentite, se ora ulto, quello muore, vero? Ah, grazie. Finalmente una ulti fatta bene. Fa cagare sto TP, ok, però sto Timo è... ci ho provato. Ecco, qua sta la vera skill di un Gangplank bravo. Un Gangplank bravo riesce a inseguirti mettendo i barili. Io non sono capace. Ah. Madonna, che danno. Ma che ti ammatto a colpi di pistoletta? Oh, mica, hai mica capito con chi è a che fare. Allora, prepariamo i minion.
Boom. A posto. Ok, ho abbastanza danni per farli tutti ormai. Lì c'è un fungo. Ma la vera difficoltà di gameplay viene dopo, raga. Viene nel team fight. Nei team fight si vede veramente se è un gameplay che porti o fa cagare. Perché nei team fight con i nemici che si muovono tutti è veramente difficile riuscire a mettere i barili. Se poi metti i barili giusti vinci da solo, però se non riesci sei inutile. Una volta, ora non mi ricordo in quale season, forse season scorsa addirittura. Una volta era, vi ripeto, forse season scorsa, gameplay si buildava col metal, si buildava full letality, mi pare, e one shottava di Q e di autoattacchi. Ora non è così. Ah, non ho crittato. Tutti fa. Oi! È morto. Vabbè, senti, io continuo. Op! Oh! My heart is iron. My heart and soul for the Sia. Madonna santa, sti ping. Ho sbagliato. Pezzo di merda. Mi ha ultato. Ma questo è V-mid poi, eh? Vabbè, facciamoci il collector. Ormai questo non ho più bisogno. Odio quando mi pingano a spam e non capisco un cazzo. Piuttosto pingami una volta e dimmi V, e allora capisco. Non lo so, il collector non è male, mi dà anche letality. E mi fa comodo la passiva del... Mi fa comodo la passiva... Che lo è? Gold, mi pare. Ok, adesso che sono quasi al 13. Sono quasi al 13. Non ho quasi neanche il primo potenziamento della R. Aspettatemi! Ho fatto un bel barile. No, questo... Ah, che cazzo è? No, il topo! Il topo è stronzo perché mi ha tirato... Siccome la ulti di Twitch estende i suoi attacchi base, non è stato molto carino. Perché mi ha scoppiato il barile prima di... che io lo potessi scoppiare. Però l'ho fatta bene la combo normale, dai. Oh, madonna, che goduri. È una figata quando avete tipo quasi due oggetti o anche due oggetti. C'è un attimo qua? Non lo so. È una figata quando i minion esplodono tutti con un solo barile. Mamma mia, ma che bello, cazzo. Boom, livello 13. Adesso se notate... Guardate la vita del barile quanto cazzo scende veloce. Così si riescono a fare le combatte. Visto? Ora è molto più facile. Cioè, facile. È molto più immediata la combo. Per quello dicevo che il barile cioè il livello 13 è lo spike di gameplay. Qua mi faccio Lord Dominic, però. Allora, potrebbe sembrare... Allora, ah, no, aspetta. Col primo potenziamento... Una volta si prendeva questo. La mega palla di cannone. Però adesso mi sa che si usa questo qui. Ma io voglio la super palla di cannone.
Io voglio la super palla di cannone figa. Fightate, fightate. Fa cagare. Era meglio l'altro, vabbè. Arrivo se riesco, eh. È il ghost, questo tizio. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ma... Però ho fatto la combo... Ho fatto il triplo barile, dai. Sono soddisfatto di me stesso. Sta via è enorme. Comunque, stavo dicendo, sembra una stronzata mettersi due cappe del critico. Ma in realtà ho visto fare sta cosa anche ai gambling dopo, subito dopo la... Subito dopo il primo oggetto. Questo perché più crit avete, più speranza c'è di crittare coi barili. E se crittate coi barili fate un disastro. Cioè gambling si basa tutto quanto sul critico sui barili. Più possibilità avete, più riuscite a carriare il game. Ok, allora tra poco arriveranno i team fight full proprio, quindi tu non devi stare lì, non so come fartelo capire. L'hai capito? Oh, è lui. Hack their kidneys out. Shut down. Il game sembra vinto un paio di cazzi. Vieni, è gigante e Twitch pure. Ma sei stupido? Can you stop taking my lane? No, non capisci un cazzo tu, vero? Non capisci un cazzo. Vabbè, unlucky. Words mean nothing. Vabbè. Unlucky. Non posso manco prendermi un cazzo, vero? No. Vabbè, il bar non penso possano farlo. Mi sa che ora cambio lane e vado bot. Vai Maokai! Bravo! Ora scappa! Scappa! Bravo. La Stormix. Sta via è veramente devastante, fa un sacco di danno. E io non ho ancora i danni necessari per bucarli. Per bucarlo. Bonjour. Senti, ma pure Maokai ora. Mi fate splittare in santa pace. Gambling deve splittare, raga. Cioè, dovete anche teamfightare, ma... Siccome avete un ulti globale, grazie del follow... Aspetta un po'. No, niente. Per palle. Non vado troppo oltre, perché non so dove è Twitch. Hate is a child's word. E Twitch mi counterà un pochino, perché... Perché mi scoppia i barili. Non riesco. Non sono capace, ragazzi, a fare sta cosa. Non sono proprio capace a fare sta cosa. La gente se lo sa fare, io non lo so fare. C'è un modo per mettere, per far scoppiare il barile quasi istantaneamente. Ma ripeto, io non lo so fare. Non sta andando benissimo, eh.
Qual è il nostro problema? È V il problema? Sì, indubbiamente lo è, ma non può essere solo V il problema. Boh. Ok, quella è morta. Aia! Ah, ci abbiamo il Dominic. Oh, c'ho 4. No, c'ho 4. No, 3 item c'ho. 3 item è enorme. Cioè, sono a 75% di crit. Mi manca l'ultimo. Per arrivare non al 100, perché non ci arrivo, ma. Tipo al 90. 95 in realtà. Mi sa che farò. Oddio, l'Infinity Edge. Infinity Edge mi sconfinfera, ma. Scum. Ok. Devo prendere dei barili buoni qua. Dobbiamo fare un teamfight e prendere dei barili buoni. Vediamo un po'. Certo che magari. Allora sono al drago. Ecco, ovviamente nei pit, negli obiettivi neutrali. Ah! Ma mi date una mano contro sta V? Sì, vabbè, ma che danno è? Ok. No, ok un paio di cazzi. Ok un paio di cazzi. Sto notando un altro grosso problema. Che non dovrebbe essere un problema perché abbiamo Maokai, ma non. Abbiamo Relman e Maokai, ma non abbiamo una frontline. Cioè, non so questi due che cazzo stanno facendo. Cioè, in teoria dovremmo vincere noi. Abbiamo due frontline giganti. Però non. Boh. Non capisco. Dovrei rivedermi i fight, ma non capisco come stiamo perdendo. Cioè, non capisco più che altro come è possibile che Nautilus abbia fatto tutto il giro e abbia potuto venire. Potuto venire a prendere me. Non capisco questa cosa. Cioè, non capisco proprio. O loro non ingaggiano, ma boh. A turned back deserves a knife. Minchia, hanno mollato? Ma che è? Che lo siamo? Siamo sicuri di questa cosa? Madonna, sono troppo lontano. Vabbè, almeno quello è esploso, ma. Ma Diana. Ah, capisco. Diana si sta giocando, capisco, va bene. Vabbè, io ho fatto quello che dovevo. Non proprio al massimo, ma. Qua ragazzi giochiamo. No, volevo ultare, ma. Grazie, Mori del follo. My vengeance will be bloody. Oh, andiamo a prendere l'altro potenziamento per la R. The seas and men betray. I'll hit them with everything. Riusciremo a vincere, eh? In qualche modo? Deve morire lei. Ecco qua.
Muore lei, abbiamo una piccola speranza. Non muore lei. Ma non questo, Dio buono. Ok, è uno andato. Ed è già qualcosa. Ed è già qualcosa. Ah, non avevo l'altro barile, vabbè. Sì, ma non prendo nessuno. Vi, devo morire. E mo? E mo che faccio? Provo a clearare. Non ho, ma veramente non ho crittato con tutto il critico che ho? Vabbè, puliamo le wave, dai. Non dovrebbe, non hanno ancora vinto. O almeno a me è sembrato di non aver crittato prima. My way back to Bilgewater. Ok, andiamo top. Il drago ovviamente non si potrà prendere. Potrei provare a ultare, ma no, lascia a me. Lascia a me, non rompere i coglioni. Devo prendere sto cazzo in avori. Io 7. Niente. Madonna santa, mo saranno ancora più tan così prima. Sono quasi full build. Allora, carichiamo i barili, non sprechiamoli. Prendetto, non sprechiamoli. Senti, ma tu puoi joinarci? Ma ti è così difficile, veramente? No, lei non vuol giocare con noi. Vabbè, noi... Questi qua sono polli, cioè... Noi cliriamo e loro non possono siggiare. Sono polli. A meno che non si facciano prendere da Nautilus. Ce l'hanno proprio con me, eh? Madonna, che danno! Però... Vabbè, magari di culo? Magari di culo, eh? Aspetta, eh? Magari di culo, magari Diana ha fatto la... non penso. No, non ce la fa. Vabbè, niente. Con Diana penso avremmo vinto il teamfight, ma pazienza, che devo farci?